Siamo nel piccolo paese di Sasso di Castalda, in provincia di Potenza, e stiamo per attraversare due ponti tibetani sospesi a più di 30 metri d'altezza. Dobbiamo seguire queste indicazioni. Arrivati nel piccolo paesino lucano, cerchiamo il punto di partenza del primo ponte, chiamato Ponte Petracca. Ciao. Giunti al punto di partenza, indossiamo l'imbracatura di sicurezza guidati dallo staff e l'adrenalina comincia a salire. Agganciati i moschettoni al cavo d'acciaio, arriva il momento di lanciarci in questa folle avventura. L'altezza comincia ad essere importante. Ogni tanto si arriva ad una serie di giunture ed è necessario far passare i due moschettoni da un lato all'altro. C'è un po'. Ok, proseguiamo. Attraversato il primo ponte, si percorre un sentiero di circa 15 minuti, che conduce al ponte alla Luna, lungo 300 metri e posto a 102 metri di altezza. Il panorama e l'ambiente circostanti sono pazzeschi, il blu del cielo si unisce al verde della vegetazione e l'adrenalina per aver superato il primo ponte ci rende carichi per questa nuova prova, anche se ci rendiamo conto sarà molto più impegnativa. Rispetto alle impressioni iniziali, il ponte alla Luna sembra facile da attraversare. Ormai è una passeggiata, è un po' più... ti fa strano il primo. Questo è andando un po' più veloce. No, è che trascinando questo e non dovendolo salire, perdi meno tempo. Eh certo, è chiaro. Quindi ti dà l'idea di andare più veloce. Ad un certo punto però, a causa del vento, il ponte oscilla, la camminata diventa faticosa e un po' di preoccupazione ci viene. Qua comincia ad essere un po' tosta, eh? Comincia ad essere un po' tosta. Sì, perché si sta oscillando un po'. Ma per fortuna anche questa prova è superata e consapevoli che l'emozione per aver vissuto un'esperienza unica ci rimarrà per sempre, raggiungiamo lo skyline, meta conclusiva della nostra avventura.